Leslie Maxwell soffriva di asma dall'età di 30 anni e portava sempre con sé un inalatore. A 40 anni si è ammalata di polmonite e ha perso molto peso. Aveva anche un calo di zuccheri nel sangue. Alcuni alimenti le facevano gonfiare molto il corpo e dovette sottoporsi a diverse diete e sistemi di benessere. Non c'erano grandi cambiamenti. Tutto cambiò dopo che Leslie vide in TV una gara di fitness in bikini. Vi partecipavano donne in costume da bagno e con i tacchi. Maxwell aveva allora 46 anni e decise di dedicarsi seriamente al fitness. Di conseguenza si mise in gran forma e divenne un'istruttrice professionista. Come questa decisione ha influenzato la sua vita? Leslie segue un regime sportivo rigoroso, 5 allenamenti a settimana della durata di un'ora. Ogni giorno lavora su un gruppo muscolare, schiena, braccia, gambe, spalle e petto. Pratica l'allenamento della forza e lo stretching. La donna australiana si è sentita molto più felice perché è orgogliosa del suo corpo in forma e partecipa a gare sportive. Ha all'attivo circa 30 vittorie. Tra queste ci sono anche le gare di bodybuilding. Ha rappresentato il suo paese a New York, dove ha vinto il prestigioso titolo di Miss USA nel fitness bikini. Leslie è convinta, per esempio, che lo sport abbia un effetto positivo sulla salute e sull'aspetto a qualsiasi età. Ha sviluppato un proprio programma di fitness pensato per uomini e donne di età superiore ai 40 anni. Una delle sue 3 nipoti si chiama Tia e ha 20 anni. La ragazza ha seguito le orme della nonna fin da giovane, trascorre molto tempo in palestra e si allena spesso sotto la sua attenta guida. In seguito è diventata una blogger popolare sul social network. Quando Leslie ha condiviso le foto delle lezioni con Tia, le persone non potevano credere che tra loro ci fosse una differenza di 45 anni. La donna condivide: «Spesso mi scambiano per la sorella di mia nipote», ma la vera sensazione è stata un video in cui la nipote e la nonna si allenano insieme. La nonna ha superato il suo successore in alcuni esercizi. Anche Vanessa, la figlia di Leslie, è appassionata di fitness. Quando si allena insieme alla madre in palestra, spesso è impossibile distinguerle. Vanessa scrive: «Se sono con mia madre, siamo considerate sorelle. E se sono con Tia, anche noi siamo considerate sorelle». Leslie Maxwell tiene un blog sui social media, dove spesso accompagna le sue foto con frasi motivazionali. Eccone alcune. «Le persone invecchiano e pensano di dover apparire o sentirsi in un certo modo. Perché sentirsi vecchi se non è necessario? Perché non sentirsi in cima al mondo? Ogni donna non vuole rinunciare alla propria attrattiva. Non aspettare e inizia ad agire. Lavorate su voi stessi adesso. Riavere la propria attrattiva è possibile. Prima iniziate, prima diventerete proprietari della figura che desiderate e, soprattutto, della vostra salute». Leslie dice che non ci sono segreti. È necessario allenarsi con regolarità, seguire una dieta equilibrata e prestare attenzione a se stessi. Ma tutto inizia con un cambiamento di mentalità. Il primo passo verso il successo è la giusta mentalità. Il problema principale della società sono gli stereotipi. Ad esempio, dopo i 50 anni le donne non indossano scarpe con il tacco alto, non indossano bikini e gonne corte. Anche i capelli lunghi non sono accettabili. Leslie ritiene che questi stereotipi abbiano trasformato molte donne in vecchie e questo è un grosso errore. Maxwell è attraente a 66 anni, proprio come lo era in gioventù. Non si vergogna di pubblicare foto in bikini. Dice che la bella metà dell'umanità dovrebbe cambiare atteggiamento verso se stessa, assumersi la responsabilità della propria salute e non scaricarla sulle spalle degli altri. Non aspettate il calo degli estrogeni, la menopausa, le malattie e i cedimenti della pelle. Impegnatevi in esercizi di forza. Poi si può andare nella direzione opposta. Leslie prosegue: «Liberatevi degli stereotipi e delle paure che vengono seminati dagli schermi televisivi.
spegnete quella TV zombie e prendete in mano la vostra salute e il vostro destino. È esattamente quello che ho fatto io e non me ne pentirò mai. Quali sfide ha affrontato Leslie? Più di 15 anni fa ha affrontato un divorzio. È stato molto difficile per lei, sembrava che nessuno la volesse. E quando i suoi 3 figli sono cresciuti, hanno costruito una famiglia e se ne sono andati di casa, lei è rimasta sola. La donna imparò cos'è la solitudine. Non mangiava bene, non usciva. Aveva un aspetto infelice. Era malata. Non aveva alcuna forza. Persino i vicini scherzavano sul suo aspetto imperfetto. Un secondo mento e una pancia. Arrivò il giorno in cui Leslie disse «Basta vivere così» e si iscrisse a una palestra locale, all'età di 46 anni. Allenandosi con un mentore, Maxwell si rese conto della rapidità con cui le sue condizioni iniziarono a migliorare. Di conseguenza, non solo si è rimessa in forma, ma ha deciso di diventare lei stessa un'istruttrice di fitness. Ha partecipato alla sua prima gara all'età di 49 anni. È stata premiata, anche se lo scopo della partecipazione era dimostrare alle sue parenti donne che è possibile perdere peso a qualsiasi età. Ammette di aver iniziato a fare sport nonostante le parole della madre che diceva che ai ragazzi non piacciono le ragazze muscolose. Ora dichiara con sicurezza che questo non è vero. Al contrario, riceve molte attenzioni dagli uomini. Suggerimenti per le abbonate. Amate voi stesse, altrimenti non avrete successo. Iniziate a bere regolarmente acqua pulita, non solo tè o caffè. Aggiungete a ogni pasto un'insalata di cavoli, cetrioli e verdure. Eliminate gli alimenti raffinati come lo zucchero, l'olio di girasole e il pane bianco. Rinunciate all'alcol e alle bevande zuccherate, sono calorie vuote. Consumate cereali integrali, verdura, frutta, pollame e pesce magri e un buon olio vegetale. Non mangiare troppo. Se finite di cenare e vi viene offerto altro cibo, aspettate un minuto. Il senso di sazietà di solito arriva dopo. Camminate per almeno 30 minuti 2 volte al giorno. Di più è meglio. Fate una passeggiata per stimolare i muscoli, glutei e corticali. Fate esercizi di forza almeno 3 volte alla settimana per 30 minuti al giorno. Trovate un familiare con cui allenarvi per tenervi motivati. Leslie è convinta che lo sport e un'alimentazione sana possano fare miracoli per una donna. Oggi si sente molto più felice e sicura di sé. Gestisce un blog e tiene corsi online sulla corretta alimentazione e sugli allenamenti. Con il suo esempio, Maxwell spera di ispirare altre donne mature a risollevarsi e a raggiungere gli stessi risultati. La motivazione di Leslie. Tutti possono indossare un bikini a qualsiasi età. Sta a noi mangiare cibi sani e fare esercizio fisico efficace. Consiglio sempre l'allenamento della forza se si vuole rimodellare il proprio corpo e farlo sembrare più giovane.